parte creativa delle bugie è una parte molto importante della quale si parla poco, perché ovviamente già il termine bugia di per sé evoca significati negativi, mentre invece se noi ci spostiamo per esempio sul termine fantasia, no? Che per esempio è quella che fa la composizione delle favole dei bambini, cioè noi raccontiamo ai nostri bambini delle favole che, come traslando, potremmo dire stiamo raccontando bugie, perché niente di quello che gli raccontiamo è vero, però in effetti attraverso questo esercizio fantasioso loro imparano a pensare, imparano anche ad affrontare alcuni pericoli. Se alcune favole sono terrificanti, ci sono streghe, orchi eccetera, però il bambino in questo modo, attraverso la fantasia, attraverso il racconto fatto in un certo modo, impara a guardare alcune cose, ad affrontarle senza paura, oppure affrontando le proprie paure. Quindi in questo caso la favola bugia, la favola fantasia, quindi l'aspetto positivo e creativo della favola, è fortemente educativo e diciamo così consente uno sviluppo della personalità del bambino in termini di pensiero simbolico, cioè impariamo a pensare anche non solo sulla concretezza dei fatti, ma anche dando ai fatti dei significati che possono anche essere personali e quindi per certi aspetti possono anche diventare bugie. Però sono assolutamente dei fatti creativi della mente, cioè la nostra mente è capace di sviluppare e di creare delle idee, delle fantasie che non sempre necessariamente sono bugie, magari non sono verità, però ecco, sono qualcosa di diverso.